recupero della 17ª giornata di campionato di Serie D, girone B di calcio a 5, l'Accademia Sport deve difendere il terzo posto dall'attacco dello Sporting Terracina, che tra le mura amica vuole vendicare la sconfitta dell'andata e portarsi a meno 1 dalla formazione pontina. Compito tutt'altro che agevole per i terracinesi, perché l'Accademia Sport vuole cambiare marcia dopo aver disputato finora un girone di andata di ritorno, piuttosto altalenante. Dal Palacarucci di Terracina un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Ercolani, che è stato però anticipato molto bene, può ripartire adesso lo Sporting Terracina, sbaglia questo passaggio e arriva il tiro in porta che colpisce il palo da parte di Cagliola, primo pericolo, sfumata questa chance per la squadra dell'Accademia, che adesso ha grande spazio e non ne approfitta però Damiani a tu per tu con il portiere Redina, subite 50, adesso ancora un affondo, viene fermato Murini e parte Giovanni Ercolani, rientra e poi però terciversa un po' troppo, alla fine riesce a cedere la sfera a Marini che la deposita in fondo al sacco, parte Cagliola, non affonda, riparte Marco Parisella che vince un duello e poi calcia a colpo sicuro sul secondo palo ed è eccellente il riflesso di Saccucci. Scucchiaiata per Murini e poi c'è il tiro, è incredibile la risposta del portiere dell'Accademia Sport, altro tentativo di Massimiliano Caringi da parte di Damiani. Riparte adesso con questo 1-2 e va a segnare il gol del pareggio, bellissima combinazione che ha visto protagonisti Massimiliano Caringi e Paparella, ha segnato Massimiliano Caringi il gol del pareggio. Murini, pressato da Cagliola, adesso cerca e se ne va con eleganza Massimiliano Caringi, arriva il gol comodo di Paparella, posizione arretrata Cagliola. Parisella ancora che prova a scaricare questo destro. Vince intanto questo rimpallo e prova la conclusione in porta avversa. Vediamo chi calcerà questa punizione. Il tiro di Damiani, pericolosissimo, e la risposta di Pellizzo. Parte Cagliola, il tiro e il gol, calciato in maniera assolutamente perfetta. Sulle ali dell'entusiasmo, intenzionata ad affondare. Ottima occasione, il palo e poi il gol. Ha segnato il 3-2 Riccio. Tapin vincente dopo il palo di Damiani e finisce il primo tempo. Lo Sporting Terracina ha creato tantissimo, insomma non siamo poi così convinti. Attenzione, è arrivato il gol del 3-3 proprio in apertura della ripresa, Frattarelli si trova in spesso in posizione da ultimo, adesso regala questo pallone e arriva il gol del 4-3, un'ingenuità da parte di Marini e lo ha castigato severamente Frattarelli. Paparella, altro pallone interessante per Murini, ancora il numero 7 che colpisce la traversa, spara alla porta Paparella, bellissimo il lavoro di Paparella e poi il tiro incredibile, in questo caso si è salvata, andata ancora bene a Pelizzo, adesso sta sicuramente, attenzione, è arrivato il gol del 4 pari, ingenuità enorme da parte di Pelizzo che è stato trafitto da Ercolani, 4 pari, incredibile, veramente l'esito di questo match è ancora una bellissima azione con il tentativo dello stesso Ercolani che è scatenato, Pelizzo che era stato molto bravo nel primo tempo ha di fatto regalato il pari alla formazione ospite che adesso colpisce il palo con Riccio per la formazione di Mister Padula che va adesso a segnare il gol pesantissimo del 5-4, la zampata di Massimiliano Carinci. L'Accademia Sport, attenzione perché c'è stato questo pallone conquistato e poi il gol ancora una volta di Massimiliano Carinci che sta diventando l'assoluto mattatore di questo match. Porta Cagliola, finisce qui, finisce con il successo dello Sporting Terracina che proprio nel finale è riuscito a segnare quei gol che gli hanno consentito, gli hanno permesso di affermarsi per 6-4 ed è tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale buonasera e a risentirci ai prossimi impegni con Mondo Futsal.